condizione ancora rispetto agli altri un po', diciamo, difficoltà, per cui vogliamo lavorare bene e condividere anche che poi possono cambiare piccoli problemi in altre parti del corpo, cioè magari possiamo andare incontro a qualche filamentino o a qualche contratturina perché ancora non è condizionato proprio bene, quindi dobbiamo dargli un po' di... Gli altri come stanno? Ma per lui è abbastanza bene, sono fine generale, direi problemi non ci sono, dovevamo andare martedì perché quel colpo che prende una famiglia migliore così via ancora mi sta creando qualche problema, però insomma dovrebbe recuperare. Ho anticipato in fascia e realizzato. No, quelli erano. Sì, ci ha giocato tantissime volte, quindi sono anche esperimenti, una roba. Perché poi magari la concorrenza non siamo preparati a questa eventualità, insomma, proseguiamo con un certo tipo di discorso, poi vedremo di più. Quindi l'intenzione poi di proseguire con la squadra che l'anno scorso? In linea di massima, poi siccome ci sono ancora più di 21 squadre, però in linea di massima, la squadra ha vinto, vediamo come che partita si aspetta? La partita, come tutte, saremo ripetitivi, banale, una partita sicuramente difficile, una partita complicata, perché comunque Varese sta bene, è una squadra che è molto brillante, si conoscono bene, quindi sicuramente ci creeranno delle difficoltà, però insomma andiamo a giocarci la nostra partita tranquillamente, sapendo che abbiamo delle chance, delle armi importanti per portare a casa un risultato buono, senza dire quanto buono. Rispetto al Varese è tanto perché ha dimostrato di essere una squadra che in questo momento, e noi dobbiamo comunque attualizzare sempre a oggi, è una squadra che sta molto bene, probabilmente è una di quelle migliori. Un risultato buono può significare anche un parente? Non intendevo questo perché io faccio credere che non gioco per nulla, gioco per la vita. Noi dobbiamo giocare per portare a casa il risultato pieno, come tutte le squadre faranno contro di noi, alla fine, specialmente all'inizio quando non ci sono grossi assili di classifica, è chiaro che la mente è un po' più sgombra e si gioca per cercare il risultato pieno e poi sarà a noi e comunque se riusciremo a fare la prestazione e a fare una buona gara ci prenderemo quello che poi il campo ci ha per dare, è chiaro, però noi dobbiamo fare la prestazione che oggi possiamo fare, al massimo di quello che possiamo fare oggi. Visto che sui valori tecnici non c'è partita, il problema principale sarà la corsa, la condizione atletica. Loro saranno stare molto sì. Bene. Beh, sicuramente questo oggi incide molto, così come incide molto anche la conoscenza. Ieri sera guardando il Novara, Novara è una squadra che ha cambiato soltanto due giocatori rispetto ai 9 che aveva, rispetto ai 15 che aveva l'anno scorso, 9 sono rimasti gli stessi. E quindi è normale che chi ha adottato questo tipo di percorso è normale che è avvantaggiato, conoscersi diventa importante, le squadre che magari hanno inserito 4-5 giocatori nuovi è chiaro che un pochettino di più che però non deve essere mica come si dice un anno questo, dobbiamo andare a giocare la nostra partita e sta il fatto che le formazioni abbiamo promosse 4 partite la prima giornata compreso l'anticipo del Novara, 5 partite non hanno ancora perso e me proprio volevo dire che elencavamo poc'anzi, insomma sono queste, è chiaro che all'inizio è così. Anche perché poi, ripeto, le squadre neopromosse non è che fanno molta difficoltà a inserirsi in questo campionato, che è un campionato che specialmente all'inizio vive molto di corsa, vive anche di didatticismo esasperato, e quindi è normale che hanno vita più facile. Mister, la potremmo vedere da una parte Cellini e dall'altra parte Ruopolo, qualche spezzone della partita? Visto che erano due vecchi amici della Tirolese, si ritrovano uno sul lato per la prima volta. Potrebbe anche capitare, perché no? Vedremo come andrà la partita, insomma. Capitare tutto. Per quanto riguarda la difensiva, ha sparato qualcosa di particolare questa settimana? No, abbiamo lavorato come sempre, se avete seguito gli allenamenti, abbiamo lavorato molto sul discorso delle palle native, abbiamo passato per bene fino a ieri, quindi più che allenarci su quelle che sono state insomma le manchevolezze della partita precedente, ma possiamo farlo, siamo andati abbastanza bene. Ma considerando che giocate in trasferta, se vedete una squadra più accorta o comunque se siete avanti in banco? Noi dobbiamo provare a fare, non è che possiamo cambiare atteggiamento
possiamo adottare strategie diverse in base all'avversario che andiamo a incontrare, però non è che possiamo prevedere di tanto la nostra fisionomia. Quindi è chiaro che comunque dobbiamo ragionare e vedere bene e migliorarci dove abbiamo commesso degli errori nella scorsa partita. E sicuramente il Varese è la squadra che rispetto a Vicenza fa altre cose, quindi adotteremo degli accorgimenti diversi da quelli che avevamo fatto con Vicenza. Di testa la sua squadra è pronta a giocare contro il Varese, una neopromossa, quindi... Ma sarebbe grave se noi dovessimo essere pronti a questo, credo che con Vicenza abbiamo dimostrato comunque di essere abbastanza pronti, comunque Vicenza è una squadra che conosce il campionato di Serie B bene, una squadra anche in Vicenza da corsa, brillante, direi che l'abbiamo fatto abbastanza bene, non siamo ancora al top della condizione, questo è poco ma sicuro, però insomma credo che abbiamo possibilità di fare una buona gara a Varese, così come credo che saremo pronti a non sbagliare partita, poi domani metteremo il campo con la città. Mi riferivo magari al rischio di prendere Varese sotto gamba. Ma non possiamo prendere sotto gamba perché abbiamo parlato molto del Varese e oggi vedremo anche alcune cose, quindi non è il caso di prendere sotto gamba nulla, perché ripeto, il Varese oggi, dico oggi, è una squadra che forse è una di quelle che sta meglio, viste un po' tutte le partite. La vittoria del Varese a Torino aiuta magari anche questo. Sì, sicuramente la vittoria del Varese a Torino ci deve bastare con le orecchie ancora più dritte di prima, significa che l'avversario è di tutto rispetto. Da uomo di calcio, quanto è rimasto turbato, se è rimasto turbante dopo quello che è accaduto a Lanzarote Montale? Ora io non so adesso parlare sempre di questi episodi, è chiaro che non è stato sicuramente un episodio, come si dice, un bel episodio per quello che poteva succedere, quindi sono cose che secondo me sarebbe meglio evitare. Se si vogliono fare delle contestazioni o si vuole discutere su una decisione presa da parte dello Stato che ad essere del tifoso, credo che ci siano i modi e i tempi diversi per comunque dissentire anche su una cosa che può essere comunque non da tutti accettata, però credo sia meglio farlo così. Mister, quanto le dispiace per il fatto che fino a venerdì sera Bergamo lo stadio era stato uno sponsor fantastico per la Serie B e proprio per il team che si era creato, il fatto che in una settimana purtroppo per un episodio di Venezia così si sia scordata l'immagine di Bergamo e tra virgolette dell'Atalanta, anche se in maniera ovviamente oggettiva? Ma guarda, ma poi tra le altre cose ci danneggia anche il discorso che fuori casa non potevamo avere l'aiuto della nostra gente che e l'aiuto per noi diventa fondamentale. Ora sicuramente ci sono quelli potenzialmente 15.500 abbonati possono aver finito dappertutto. Ah, perfetto, allora già questa qui è una notizia che se non altro da un certo punto di vista noi ci può aiutare perché avete sempre la gente vicino, sempre meglio. Ripeto, dobbiamo dire sempre le stesse cose, no? Dispiace, però credo che ora tutti noi insomma qui dell'ambiente, noi popolo bergamasco, i tifosi e tutti quanti dobbiamo rimetterci di nuovo in modo per ricostruire insomma un certo tipo di immagine, perché sicuramente questa settimana non abbiamo fatto una bella figura nessuno, noi parlo del contesto ad avanti. La squadra come ha preso il bisogno di poter influire in qualche modo? Ma no, credo che poi la partita la dovremmo giocare sul campo e quello che è successo fuori quando si è concentrata, insomma, ripeto, è importante comunque avere con noi la gente, perché per noi è una risorsa, non possiamo permetterci di averla. Si parla di possibile arrivo di Carmona? Guarda, io voglio parlare di quando vorrei parlare di quelli che ho a disposizione, di quelli che andranno a trattare questa delicata partita. È irrispettoso in questo momento parlare di eventuali arrivi o di eventuali partenze, non serve a questo. Ma il mercato che finisce dopo la seconda giornata di campionato è un bene o un male? Per me è un male, ma non è tanto il mercato che finisce dopo la seconda giornata, i campionati finiscono troppo presto forse. Allora bisognerebbe trovare un momento giusto, perché mi è capitato in passato di giocare con giocatori venerdì e lunedì già sarebbero per la mattina. Non so fino a che punto questi giocatori poi riescono a sposare completamente la causa, tutto qua. L'allenatore è soddisfatto di tutto il mercato, quindi quel giorno volete così per lui la squadra che rimane e poi stava bene. Ma io cosa avete fatto? Se anche ci ho qualche dimostranza,
che non ce l'ho. Se anche dovete dire qualcosa alla società, di dire poi, se si dovesse andare a discutere di qualcosa, di eventualmente qualche arrivo, non è che lo faccio, non l'ho fatto mai pubblicamente e mai lo farò pubblicamente. Se dobbiamo discutere, discutiamo da noi, ma discutere nel senso positivo, per cercare di confrontarci e cercare di, se possibile, di migliorare sempre la parte, perché poi il centro dell'attenzione è la squadra, noi siamo tutti prestatori d'opera, no? Dobbiamo lavorare per questo obiettivo. E se c'è la possibilità di fare qualcosa, se ne discute serenamente, perché l'Atalanta ha la fortuna di aver creato un gruppo di lavoro e un team veramente, oltre alla loro testa, all'avanguardia di persone per bene, che hanno il confronto di subito tranquillamente. E se tutto questo qui dovesse accadere, ben venga, altrimenti siamo bene così, come abbiamo sempre detto. Il Presidente l'ha già sentito un titolo di lavoro. Il Presidente l'ha già sentito un titolo di lavoro. Ho proprio visto questa qui, questa settimana, perché io so che c'era più spesso, anche ieri. Oh, grazie.